volute due carriere di spareggio per decidere la prova generale della giostra in vista della giostra straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia di sabato prossimo, una prova generale dedicata a Luciano Centini. Se la giudica Porta del Foro, è stata una prova generale con diversi colpi di scena, a cominciare dal fatto che alla prima carriera Andrea Bonardi di Porta Crucifera aveva fatto 5 ma perdendo la lancia poi è diventato 1-0, insieme al 4 della seconda carriera del debuttante Lionetti ha messo fuori il suo quartiere. Fuori subito anche Porta Santo Spirito, prima un 3 e poi un 1 di Giovanni Bracciali per una carriera lenta, quindi sono rimasti in corsa Porta Sant'Andrea e Porta del Foro, che sono arrivati a due carriere di spareggio decise dal 4 di Gabriele Innocenti contro il 3 che invece era stato fatto da Marmolini. Sì, una prova generale ricca di colpi di scena, calda come non mai e con delle incertezze anche da parte del maestro di campo e del suo vice, che però alla fine determina che un quartiere ha una squadra di giovani esordienti che in questo momento sicuramente è più preparata delle altre, perché ha vinto le due prove generali consecutive e quindi insomma un risultato eccellente per Porta del Foro. Per la prima volta è stata sperimentata la premiazione della, in questo caso della prova generale, ma chiaramente è un test anche per sabato prossimo, cioè la consegna al quartiere vincitore avviene da questa terrazza che si trova opposta a questa tribuna, dove a un certo punto è salito il sindaco che al momento della premiazione ha consegnato la targa al rettore Fracassi, che poi è sceso giù e l'ha data e l'ha fatta vedere insomma ai suoi. Che te ne è sembrato? Ma mi è sembrata una novità che mi riservo diciamo di dare un giudizio e un commento a sabato sera. In questo momento era tutto un po', diciamo, un pochino freddo, probabilmente sabato avrà un sapore diverso e poi dopo ti darò un giudizio su quello che ne penso.